Mancano poche ore al Natale, cosa le piacerebbe trovare sotto l'albero? Una città diversa, una città in cui, una città che non viva una situazione di difficoltà così come questa, così come è gela oggi. Una città in cui le attività economiche riprendano, in cui i tanti disoccupati, tante famiglie in difficoltà oggi possano ritrovare il lavoro e possono ritrovare la dignità. Questo credo che sia la cosa più importante che mi auguro di trovare sotto l'albero di Natale. A me piacerebbe trovare sotto l'albero di Natale più lavoro per la gente, perché mi rendo conto che effettivamente qui a Gela c'è parecchia gente che passeggia perché non ha lavoro. Io vengo da lassù perché sto lavorando al nord e mi rendo conto che al nord tutta questa gente che passeggia non la trovi e qui a Gela passeggia parecchia gente. Non per causa loro, ma per causa dell'amministrazione, di chi gestisce le attività economiche a Gela. Cosa mi piace far trovare? Pace e serenità, solo quello. Un po' di lavoro per il popolo che sta soffrendo e un po' di serenità per la gente in generale. Mi hanno regalato un albero pieno di soldi, meglio di quello, no. Io la serenità della mia famiglia, questo mi basta. Tanta pace, tanta sicurezza e una buona sanità. Almeno quello che desiderano maggiormente i gelesi, i siciliani tutti. Solo un po' di serenità e salute per tutti questo, poi alla fin fine il resto passa e non ha lo stesso valore che può avere la serenità in una casa, insomma è questo, anche per tutti nella città.